Tanta voglia per tutti, io sono Ciamba e dopo il sito ufficiale di PlayStation 5 arrivano a sorpresone, proprio a sorpresone, le caratteristiche hardware ufficiali di PS5. Ovviamente quello che state guardando è un concept design, quindi non incominciate a fare congetture del tipo e questa sarà la Play, Wagna, l'ha detto Wagna, no, no, va bene? E io non ho un antipop, quindi P, sparate P, doppieranno le orecchie. Comunque, abbiamo già visto la presentazione di Xbox Series X sulla sua forma monolitica, probabilmente troverò un uso più consono come appoggiare la mia PS5 sopra la Xbox Series X. Sto scherzando, va bene, che poi la gente mi viene a picchiare sotto casa. Niente, PS5, la Sony non ci lascia indicazioni se non quella di iscriversi alla newsletter di Sony, e la console dicono che non è vicina, ma prima parlano che verrà ribellata a febbraio tramite la conferenza, poi non si avvicina, la rilasceranno nel 2050 quando io sarò vecchio e scricchiolante. Ma parliamo delle caratteristiche, finalmente. Allora, già le abbiamo dette in video passati, le avete viste ovunque, se ne sta parlando in continuazione. La PS5 avrà la tecnologia per il ray tracing, confermato. Una SSD personalizzata, finalmente, perché considerate che i giochi stanno sfruttando al massimo PS4, di conseguenza sono dei giochi molto più pesanti e la PS4 non gestisce al meglio i caricamenti ultimamente. Con una SSD ci dovrebbe ovviare a questo problema. Confermata l'unità per gestire l'audio in 3D e il supporto al Blu-ray UHD con 100 giga di capacità massima, e la capacità del sistema di elaborare immagini con risoluzione fino a 8K. Allora, l'8K c'è, non sappiamo se però sarà in upscaling o nativo, però sappiate che comunque se giocate in un televisore a tubo catodico non vi funziona comunque. Un'altra conferma che abbiamo è che sicuramente PS5 sarà compatibile con PlayStation VR. La Sony sta anche lavorando al PlayStation VR 2, ma ancora non abbiamo nulla fra le mani. Avrà un chip personalizzato AMD e le caratteristiche specifiche ve le metto in sovraimpressione. Ok, GPU Ryzen Zen 2 con 8 core e GPU AMD Radeon RDNA. E adesso parliamo di una roba che sta sfociando in violenza con i forconi e le torce, che è la retrocompatibilità di PS5. Allora, è confermata. Ora, non si sa ancora se sarà una retrocompatibilità solo con i giochi digitali PS4, che comunque non è un male, perché se considerate che PS4 ha una durata di 7 anni, e io personalmente ho incominciato a comprare giochi in digitale, non vorrei perderli. Non è detto che tutti possano avere più console, ma nel momento in cui si dovesse comprare PS5, quindi usufruire di una sola console, questa sarebbe un'ottima cosa, non si perderebbero i giochi, comunque bisognerebbe trasportarli grazie al proprio account. Potrebbe essere anche una retrocompatibilità con disco fisico, questo non lo sappiamo, non è confermato, ancora non si sa, aspettiamo le conferenze della Sony. Potrebbe essere una retrocompatibilità simile a PS2, dove bastava inserire ovviamente il disco originale di PS1. E lo leggeva. Questo succedeva anche con PS3, ma se non sbaglio le prime versioni, quelle da 40 giga, che erano retrocompatibili con PS2, poi l'hanno tolta. Va bene? Tante novità, anche quella del pad, che si comincia a intravedere qualcosa. Abbiamo già parlato dei trigger più reattivi. La forma sarà quella del pad della PS4, tanto che il pad per PS5 sarà anche utilizzabile su PS4. Vedremo più avanti. Per questo video è veramente tutto, vi ringrazio per la visione, un video news corto ma importante. Iscrivetevi, attivate la campanella se non l'avete ancora fatto per rimanere aggiornati con noi sul futuro di PS5. Iscrivetevi anche ai nostri social Twitch che trovate in descrizione. Un saluto da Ciamba e tanta guagna per tutti.